siamo colpevoli, in Ma io qualche sto pensando a modo. quelle pagine di Marx in cui si sottolinea come nella tradizione cristiana protestante la povertà sia segno di cattiveria. È colpa tua se sei povero. Quindi tu operaio sei un fiore Sono, nella c***a perché ma guadagni poco. attualmente esiste una corrente protestante che si chiama teologia della prosperità, che si sta di Dillo. prosperità, che si sta diffondendo dagli Stati Uniti in America Latina, la quale dice che poi riprende le tematiche calvinistiche, no? Che la ricchezza è una benedizione di Dio, quindi il povero è perché non merita la benedizione di Dio, ovviamente. E poi bisogna aggiungere che il cristianesimo ha una cosmologia fondata sulla colpa e sul peccato, che, cioè, voglio dire, non tutte le religioni hanno questa cosmologia, cioè noi na come nasciamo Siamo siamo peccatori già, come il peccatori. debito, insomma, Che questa poi, cosa. non si, che poi se uno si va a leggere un po' approfonditamente, perché noi nasciamo col peccato originale, perché Adamo ed Eva, eccetera, eccetera. Gesù Cristo si è sacrificato per noi per cancellare questo peccato, quindi dovremmo essere puri, Certo. no? Cancella la macchia, Col ma non battesimo. cancella le conseguenze. E sapete quali sono le conseguenze? Fatto che l'uomo è un essere concupiscente. Quindi Sei il segnato per. resto i residui del peccato sono la concupiscenza dell'uomo. Ed è quella che non ti puoi. Non ti Perché puoi. c'è stata la precipitazione e C'è quindi noi stata paghiamo la caduta la caduta e quindi noi dal paghiamo paradiso. sta roba E qua. quindi noi viviamo, e questo è uno strumento politico Formidabile, formidabile, in una formidabile. situazione sempre di senso di colpa. Siamo sempre sottomessi e ci sono sempre gli illuminati che ti devono guidare. Questa è l'impostazione del cristianesimo. Comunque credo che ci sono diversi tipi di sensi di colpa che hanno lo stesso obiettivo dal punto di vista ideologico. Cioè, quello, oggi per esempio con molti programmi sta avvenendo pure meno questo aspetto del senso di colpa di origini religiose e cattoliche, però ce ne sono anche altre, anche quella che poi in quel caso era espressa ancora appunto da quel movimento protestante che avevo citato, però anche depurato dall'aspetto religioso fa parte anche fa parte di un meccanismo ideologico presente e efficace, quello di dire se tu sei se sei povero comunque è colpa tua, cioè non c'è bisogno neanche della religione per creare una. Certo, Quindi c'è la un religione è altro uno dei meccanismo. possibili importanti Mi sembra che mezzi che potrebbero. l'ideologia del successo, no? Che ci Certo. pervade, Certo. praticamente ti dice che tu se non hai successo sei out, quindi qui non c'è tutto l'apparato del peccato, eccetera, eccetera, però c'è ugualmente questo modo per generare nelle persone un senso di colpa. Io credo addirittura, ecco, è anche, diciamo, la funzione ideologica della religione è purtroppo anche sostituibile dal potere. Grazie. Ecco, per cui non è che se si libera dalla religione si Diciamo che finisce la. Vi interagiscono molto saluto. bene. Ciao, Ciao. ciao, 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 ciao. ciao. Ma infatti la lotta anticlericale che fanno i liberali borghesi non serve a nulla. Per questo forse Marx ha criticato Feuerbach perché appunto ha avuto una visione un po' limitata, cioè solo della regione, non dell'insieme, cioè degli aspetti dello sfruttamento È di chiaro classe. che il marxista non si mette a discutere di Dio, ma si mette a discutere della politica che la Chiesa fa. Che nulla merita il piccolo Sì, si autodenunciano, si sconfessano da soli. Infatti è conciliabile in realtà che la religione sia obbligatoria in tutte le scuole. Sì, certo.